Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale con FIFA 16. Ho iniziato una carriera come giocatore e ho scelto l'Empoli dopo aver fatto il torneo estivo. Eccomi qui con la prima partita di campionato in casa contro il Chievo Verona. Gli obiettivi di questa partita, l'obiettivo che mi ha dato l'allenatore è di raggiungere una valutazione di almeno 6, mentre nella partita successiva contro il Milan dovrò fare un gol. Ok, andiamo a vedere cosa ci aspetta in questa prima partita ufficiale. Ci siamo. Possiamo così qui cominciare. Numero 92. Occhio all'attacco dell'avversario. Numero 92, subito avanziamo. Non supportati dal resto della squadra, purtroppo. E quindi ci tocca fare tutto da soli. Laurini. Anche con qualche Saponara. Piccolo errore. Si avvicina all'area. Eccoci di nuovo. Mide dell'aria. E accentriamo. Mamma mia. Siamo stati vicinissimi al gol del vantaggio. Poi la palla ci viene scartata dai piedi. E quindi non c'è niente da fare. Calciatore. Il ruolo che ho scelto è esterno d'attacco, poi è a discrezione dell'allenatore. Intanto passiamo in vantaggio con, credo, Pucciarelli. Vediamo. Errore della difesa del Chievo, scusate. Quindi dopo una nostra prima occasione riusciamo a buttarla dentro. Mio compagno Pucciarelli, compagno di attacco, e ho sostituito Maccarone nel ruolo d'attacco, perché diciamo nel torneo estivo tutti i gol sono stati miei e quindi credo che questo ha pesato. Eccoci di nuovo. Ecco, conquistiamo un'ottima punizione già. No, subito, qui. Ahi no, passaggio, brutto passaggio, ho ricevuto un pessimo passaggio. Zielinski. Perdono palla dopo l'intervento. Ogni tanto la passano veramente a cazzo, sì. Però ci sta. L'obiettivo di questa stagione ovviamente è di giocare quanto più titolare possibile, quante più presenze. Devo guadagnare in resistenza e in condizione. Così di nuovo, fuori uno, fuori due. Proviamo a fare un poco tutto da soli e questo non va bene. Purtroppo i miei compagni si fanno vedere un po' pochino, quindi non riesco sempre a farmi. Ecco, vado a conquistare un'ottima palla secondo l'arbitro, commettendo fallo. Mattiello, il Chievo si porta in avanti con i miei compagni di squadra che riescono a intercettare un pallone potenzialmente pericoloso. Poi il Chievo di nuovo, mentre noi ci rientriamo nell'azione. Purtroppo siamo un pochino lenti e quando facciamo questi passaggi qui, dove va questo? Si fanno vedere pochissimo, poi quando si fanno vedere si buttano nel nulla. Eccoci. Di nuovo sulla tre quarti. Fuori uno, fuori due. Conquistiamo un'ottima punizione. Ottima punizione al limite dell'area. Ed ecco il raddoppio sulla punizione che ho conquistato, raddoppio dell'Empoli. Empoli 2, Chievo 0, Saponara. E ottimo, veramente questo inizio di campionato con Saponara che raddoppia il punteggio per un ottimo Empoli. Con la punizione che sono andato a conquistare al limite dell'area. Vediamo, ci accentriamo,
La difesa del Chievo riesce a... Saponara. Vuole E dai, intraprendere, recupera il a me le pallone. intercettano tutte, le intercetta. Come vediamo, non riusciamo proprio Ottimo tiki taka. a venirne a capo con un bel tiro a porta, niente, ci vengono intercettate tutte dai piedi. Però l'importante è che come squadra stiamo vincendo e Meggiorini. questo ci fa contenti, anche se gli obiettivi, devo raggiungere determinati obiettivi Sbaglia la portando misura del un passaggio. 6 in pagella. Cerco Saponara. sempre di inserirmi nella manovra di squadra e questo alcune Il pallone è volte mi uscito, sarà spinge a rimessa. farmi trovare più dietro del previsto. Zielinski. Ecco, ottimo passaggio per il nostro compagno di squadra. Poi Sfuma l'occasione. purtroppo perdiamo palla in territorio della tre quarti. Recuperiamo sulla linea di Mai auto. centrocampo. La nostra squadra lo gira dietro. Mi procuro un passaggio. Si andrà avanti a giocare Proviamo a per altri due salire minuti. nuovamente il nostro Maddox, che riesce a guadagnare un'ottima rimessa laterale. Mario Rui. Mario Rui Lo sbaglia strappo il ruvido, controllo, quindi il vigoroso. Chievo può riportarsi in attacco e E dopo finisce 45 qui minuti di il gioco, primo dunque 2 a tempo 0 il con punteggio. Empoli in vantaggio per 2-0. Prestazione discreta. Purtroppo ancora un pochino soffriamo, come potete vedere, iniziato con una valutazione generale di 67. In queste partite sono riuscito a guadagnare ben 3 Tutto pronto, punti l'arbitro dà con inizio alla seconda metà di gara. aumento delle statistiche nelle partite giocate. Cacciatore. E abbiamo messo il nostro zampino sul Zielinski. vantaggio. Costa. Su Mario Rui. questa partita, conquistando Saponara. in particolar modo la punizione del 2-0, ed ecco che mettiamo Ottimo in moto passaggio. Il tiro. Pucciarelli, gol, 3-0, 3-0 È il suo Empoli, secondo gol e personale. anche qui ci Sperando che mettiamo una riusciranno a zampaccia rivederlo un po' meglio. con Questo gioco di squadra. praticamente Grandi un passaggi, perfetti, smarcanti. passaggio che poi ha Conclusione impeccabile. portato al Sembrano gol, alla ormai doppietta di avere la situazione sotto Pucciarelli, controllo. e questo influisce sul nostro punteggio. Ha spazio per tirare. E ovviamente quando Simbolo andiamo di al tiro precisione. ce le ribattono Itemai. tutte, però va bene così, va bene così. Ho Squadra ospite che sembra segnato, pronta a diciamo, cambiare finora qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è nelle bisogno di partite forze fresche. nel torneo Fallo conquistiamo fischiato al Chievo un'altra per ottima punizione rivalsa. quasi nel cerchio di centrocampo, e la nostra partita finisce qui. Empoli 3 momentaneamente, Chievo Verona 0. Alla prossima.